Buongiorno, dopo un mese ci si rivede anche a te, piccola pulcina della mamma, cioè lei. Ciao, mia piccola papera rotante, ciao. Buongiorno, primo vlog da rientro. Aio pippala! Aia, primo vlog da rientro delle vacanze, siamo rientrati già da un po'. Oggi è il 30 luglio, o 30 o 31 luglio, è domenica, dite voi, devo guardare sul calendario. Tra l'altro credo che riuscirò a non avere più problemi con le date, ebbene sì, perché ho ripreso a scrivere il mio diario segreto. Ho ritrovato dei miei vecchi diari, ce l'ho tutti là dietro dal 99 in poi, e mi sono ritrovata a leggere delle cose che mi hanno comunque emozionato, rattristato, e mi è venuta voglia di riscrivere in quanto avevo un po' smesso dopo la morte di mio nonno. E dopo la morte di mio nonno avevo ripreso a scrivere soltanto un diario. Che chi mi segue da tanto lo sa, soltanto un diario dove io parlavo con lui, cioè era proprio un parlare con mio nonno, ma scritto, no? E poi ho smesso di fare anche quello perché ogni volta che scrivevo piangevo e quindi non riuscivo, era più forte di me, non riuscivo. Tuttora, col tutto che sono passati 8 anni, è ancora un dolore forte. Oh, e che cacchio, Silvie! E credo che più andrò avanti e più sarà forte. Ok, cioè non so perché, no, scusate, non credevo che mi sarebbe strozzata la voce. Mi devo lavare i capelli, raga, abbiate pazienza, tra oggi e stasera, cioè tra stamattina e stasera me li lavo. Oggi viene mia sorella a pranzo, quindi non credo che farò in tempo perché è già tardi, sono quasi le 11 e noi ci siamo svegliati tardi perché io sono andata a dormire all'una passata ieri sera e perché mi è presa tipo la cosa di mettermi a pulire la cucina e quindi ho fatto tardi. Lillo invece è dovuto andare a fare dei giri, ma tornerà per l'ora di pranzo anche lui. Siamo stati bene in vacanza, siamo rientrati, adesso manca ancora tutto il mese d'agosto, insomma, se riusciamo ad andare nel fine settimana, magari Lillo si stacca un po' prima dal lavoro, riusciamo ad andare. Mi dispiace non essere stata molto presente su Instagram, ve ne sarete accorti, e di non aver pubblicato il vlog di giovedì. Infatti, se avete visto, poi ho fatto una live, anzi, ringrazio ancora a tutte quelle che hanno partecipato. Chi non sa di che sto parlando, al limite vi metto il link nell'info box. Comunque, la mia prima live è stata un chiamami in diretta, una sorta di radio dove voi potete telefonarmi e possiamo, non lo so, parlare di un argomento che poi magari decidiamo insieme. Ecco, la prima è stata un po', così. E farò altre live sicuramente, ma non riguardanti Radio Gerby. Radio Gerby lo farò comunque almeno credo ogni 15 giorni più o meno. Ci sto girando un po' intorno, non so se ve ne siete accorti. Comunque abbiamo avuto un po' di problemini con Stefano riguardanti la salute, che ci ha portato ad essere abbastanza preoccupati. Ora fisicamente sta bene, abbiate pazienza, non mi va di spiegare. Ora per fortuna sta bene, ha ancora delle piccole cose che stiamo cercando di capire. Deve rifare alcuni controlli. Per il momento l'importante è che lui sia guarito fisicamente, stia bene fisicamente. Non al 100%, però sta bene. Abbiamo passato una bella preoccupazione e questo mi ha portato ad allontanarmi da Instagram, dai commenti, dall'ultimo vlog del giovedì. E ho voluto che lui insomma stesse al 100%, se non al 100% comunque. Poi l'avete visto, sembrava che lui stesse benissimo, in realtà ha ancora qualcosa che dobbiamo controllare, dei piccoli fastidi che faremo, ecco. Ora sta bene, sta di là, sta guardando la televisione e io bene o male ho la mia casetta pulita, solo che è tanto 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 incasinata perché ci sono ancora le valigie. Considerate che io ho disfatto le valigie forse l'altro ieri. Quest'anno abbiamo preso una grandissima vastità di conchiglie, infatti ho dovuto cambiare questo. E queste sono tutte, a parte questo no, che già c'era,
E queste c'erano già, questa pure c'era, queste sono tutte quelle. Questa ha preso Stefano, anche questa madreperla, questa. E qui sotto è pieno, pieno, pieno zeppo. E tra l'altro ci abbiamo ancora tutti questi, tutti i mini cavallucci qua. E le mini conchigliette, devo trovargli un posticino carino. Un regalo a sorpresa per papà Mo e Stefano. Aprite là, papà. Oh, bello! Oh, Mega Wheels! Wow. Mega Wheels ci ha inviato questo hoverboard fantastico. Wow. Adesso lo apriamo. Io l'ho tenuto nascosto a Lillo perché io, se fosse per me, non l'avrei preso. L'ho preso per lui. Amore, no, io l'ho chiesto rosso. Vediamo un po'. Wow! Hai visto? Rosso! Wow! Se, almeno se ti piace le cose nell'info box. Wow! Io ci voglio provare, Oddio, Lillo! Questo si ammazza se lo usa. Ma come funziona? Come fai a muoverlo? Oh, oh! Se lo uso io muoio. Rosso è stupendo. Wow. Wow, bellissimo. Non so voi, ma quando si comincia a mettere in ordine e nello stesso tempo dai una pulita, cioè, oh, non si finisce mai. Mo ci proviamo, Stef. È quasi l'una, Stefano, Stef, per cortesia. È quasi l'una e sto aspettando mia sorella che viene a pranzo. Ho fatto una matriciana al volo. Io so che non ci va nella matriciana la cipolletta, ma io adoro la cipolletta nella matriciana e mi è dispiaciuto che non ce l'avevo. Ho fatto la matriciana e poi ho fatto il pollo con le carote, i peperoni, le olive verdi di quelle tipo con l'aceto, buonissime. E quindi mangiamo quello. Infatti poi c'era una signora col cane e sono entrata. Ciao amore. Deve andare a fare con il sedere per terra. Piace, tu ci sai andare? No! Poi ci vai anche tu, Ti vuoi andare qua? Lì è capito. Ti piacciono sì. Gli alieni? Vabbè, mia sorella vabbè. Prova l'hoverboard Mega Wheels. Sì, ma cammina da solo? Sì, no, appena di... Lille, reggila. No, la tiri per terra, Io non l'ho. No, già cammina. Dai! Metti quell'altro, subito. No, dai. Posso farlo da seduta? No, dagli la mano, dagli le mani lì. Io cado, ok? Perché non ha la perché non ha la Come è deficiente? Allora, consigliere, lui, guarda che è facile. Sì, certo, questo ci sei cascato. Vai indietro. Indietro come? Guarda. Adesso se no, cammina, indietro, eh? Cammina, quando tu sposti il baricetto del corpo, in avanti, bilanciati. No. Ma che un attimo, così. In avanti, con tutto il corpo. No. Scusa, parla lui che
c'è come c'è cascato. C'è capito. Tra l'altro vi lascio il link nell'info box, è della Mega Wheels. Ce ne stanno di tutti i colori, bianco, rosso, blu, se non sbaglio è nero. Secondo me il rosso era il più bello, infatti se ve lo dovete prendere, cioè prendetevi rosso perché secondo me è più bello. Vi lascio il link giù nell'info box e stava dicendo Lillo, glielo spiegava a mia sorella, che vendono un accessorio che è penso compatibile un po' per tutti gli overboard, sì. Vero? Un accessorio, sono tipo dei bastoni di ferro, giusto? È un sedile che si applica sopra. Una sorta di sedile con i manici che si attacca all'overboard e può diventare un tipo un go-kart, perché per Stefano per dire non va bene perché ci ha provato ma... è ancora un po' difficile, lui si siederebbe sull'overboard e poi sta agganciato come ecco come una carrozzetta un po' più... comunque giù ve lascio il link. E Lillo non se l'aspettava, quando l'azienda mi ha contattato io in un primo momento ho pensato ma che ce faccio io con l'overboard, diciamo onestamente, ma dove ce vado? Poi ho pensato, però sicuramente a Lillo gli piace e quindi ho accettato ma non gliel'ho detto. Un attimo. Sì, ho accettato ma non gliel'ho detto, quindi quando è arrivato era tutto contento, non si aspettava proprio. A mio petto mamma ha fatto i ghiaccioli alla menta a forma di cuore, guardate quanto sono carini. Me ne metti un altro? Certo. Che voglio che la mia acqua diventa menta. Come noterete il giorno dopo di ieri, non ho potuto chiudere il vlog. In questo periodo sono un po' incasinata con delle cose da fare e quindi non ho vloggato poco e non ho chiuso il vlog. Però ci tenevo a salutarvi, a chiudere il vlog e cercherò di essere di nuovo, come dire, puntuale nel caricamento dei video, ma ho delle priorità e quindi mi devo dedicare ad altro. E cercherò di essere presente, ve lo prometto, ma abbiate pazienza, c'ho delle cose da fare. Domani noi andiamo in piscina. Ma questo che cos'è di ghiaccio? All'anguria. Domani andiamo in piscina e se riesco appunto vloggo. Un bacio.